Aspettate un attimo, mi dice qualche problema. Ma mi vedete? Vedete la presentazione? Sì, la vediamo. Sì, professoressa, la vediamo. Perfetto. Ok. Allora, informazioni di carattere generale, ecco, non mi dilungo oltre perché il collega è stato molto, molto chiaro. Quindi poi se avete anche delle domande, delle difficoltà, mi potete contattare, chiedere anche in forma o privato, comunque nel gruppo, vi posso rispondere tranquillamente. La caratteristica del corso di laurea in scienze motorie, come vi ha detto anche Massimo Luzzi, è che il corso di laurea è a numero chiuso, sono 180 posti. La selezione si terrà a settembre. Il bando di concorso deve ancora uscire, uscirà entro, insomma, metà di luglio. Non è stato ancora deciso il test di ingresso, cioè la data del test di ingresso, perché ecco, stanno ancora valutando un po' sui tempi e anche la modalità. Quindi uscirà questo bando con una modalità molto variabile, secondo l'emergenza ovviamente sanitaria. Si tende a farlo in presenza, ma qualora ovviamente non ci sono il modo insomma di farlo in presenza, si vedrà di farlo online, comunque sarà tutto indicato poi dal bando. Per quanto riguarda il sito, anche qui ovviamente abbiamo una sezione dedicata alla didattica online. I corsi, come gli altri corsi di studio, si inizieranno ovviamente un po' più sfalsato rispetto agli altri, che inizierà il primo anno intorno alla fine di ottobre e gli altri insomma tra settembre e ottobre. La didattica sarà mista, quindi una parte si terrà in presenza e anche online, con le stesse modalità che ha detto il dottor Martini. Una particolarità del corso di laurea è lo studente dual career, quindi ci sarà un bando apposito solamente per gli studenti atleti. Quindi è un bando a parte, sono 5 posti messi a disposizione, avranno quest'altro bando e la selezione sarà anche fatta sulla carriera sportiva. Quindi se qualche studente ovviamente vi chiede questo, fategli vedere il bando, che è il bando a parte. Il bando uscirà sul sito, non questo qui di Scienze Motorie, ma quello della segreteria studenti, dove vi ha fatto vedere Massimo Luzzi. Quindi in quella sezione, nella sezione test d'ingresso, sarà quella sezione dedicata esclusivamente al bando di concorso di scienze motorie. Non vado troppo nel dettaglio perché ecco, voi tenete presente sempre il sito dove ci sono tutte le informazioni qui. Vi faccio vedere molto velocemente il nostro piano delle attività formative, il piano di studi. È stato caricato già quello del 2020-21, che è qua. Quindi questo è un percorso magari che è bene che voi conosciate e ci andate direttamente non appena lo studente chiede il corso di scienze motorie. C'è una descrizione generale sul corso di studi e sulle materie da scegliere e qui c'è tutto il piano delle attività formative. Non ve lo sto dettagliare, però anche qui è fatto Scusa Cinzia. sì. Cinzia, mi senti? No, Sì. volevo solo chiederti a favore sempre degli operatori. Tu dicevi appunto che non è chiaro quando uscirà il bando, ma più o meno Metà luglio, l'ho c'è detto. un'idea di quando Intorno ci alla sarà il. metà, sì, l'ho detto, Redano, intorno alla metà di luglio dovrebbe uscire il bando. Quindi ci stanno lavorando, è solo da decidere le date. Allora, metà di luglio. Stavo Non l'ho dicendo, sentito sul io, piano delle perdonatemi. attività Metà di formative, luglio. la cosa che è da notare, questi colori, questo viola, se ovviamente lo studente chiede a che cosa si riferisce, sono gli esami di sbarramento. Questi molti studenti lo chiedono. Che significa? Che se non superano questi esami scritti qui in viola, non possono accedere agli esami del secondo anno. Idem per cui del secondo per fare gli esami del terzo anno. Ok? Non ve li dettaglio tutti. Questo è il piano di studi, ve l'ho guardato ovviamente, appena lo studente ve lo chiede, insomma, il percorso è questo. Ovviamente c'è un'altra particolarità
importante per quanto riguarda il corso, sono i tirocini e gli sport. Una buona parte ovviamente del corso di laurea è dedicata agli sport. Sono degli sport obbligatori da fare al primo e al secondo anno e hanno, a differenza di altri, la frequenza obbligatoria. Quindi c'è tutto un percorso, ve lo faccio vedere velocemente. Sport pratici. Dal momento in cui faranno il piano di studi, che il piano di studio non è come gli altri, si fa molto più in là, intorno al mese di maggio, proprio perché bisogna fare una graduatoria sugli sport che si andranno a frequentare. Lo studente che si iscrive sceglie lo sport, si iscrive tramite un modulo Google che io ogni anno preparo ad hoc. Lo studente si iscrive e al secondo della carriera che inserisce all'interno di questi moduli si fa una graduatoria. Ogni sport non può accettare più di 40 studenti per motivi ovviamente di organizzazione, quindi non possono fare uno sport fatto come si deve per 180 studenti. Quindi si fa questa selezione, si accetta un massimo di 40 studenti. Nel momento in cui lo studente si ritrova in graduatoria, a quel punto può fare il piano di studi e inserisce lo sport nel piano di studi. Altra cosa che sicuramente vi chiederanno, c'è bisogno, ci sono prove pratiche per l'ingresso? No, non ci sono prove pratiche, ma è obbligatorio presentare un certificato medico agonistico al momento in cui verrà fatta l'immatricolazione. Questo certificato dovrà essere rinnovato ogni anno, quindi allo scadere dell'anno accademico e al rinnovo dell'iscrizione di ogni anno accademico, devono presentare il certificato medico agonistico, altrimenti ovviamente non possono frequentare nessuno sport. Allora, questi sono tutti gli sport. Allora, gli sport li vedete ovviamente anche nella presentazione del corso di laurea in scienze motorie. Vi vorrei far vedere questo che voi sicuramente conoscete bene. Adesso parlo anche da parte del CUORI, come responsabile dell'ufficio. Nel CIO di Unicas Orienta, vi ricordate che abbiamo fatto questa iscrizione, la registrazione, gli eventi in diretta, gli approfondimenti info? È stato caricato qui tutti gli interventi che sono stati fatti, tra cui gli interventi proprio delle presentazioni dei corsi di laurea su YouTube. Ecco qui, quindi se cliccate tutto, io adesso mi clicco Scienze motorie, perché sono anche dalla parte scienze motorie, è un'occasione anche per farvi vedere a voi ed eventualmente per coloro che vogliono notizie più approfondite rispetto al corso di laurea, nel corso di laurea, allora vedete, andate sulla presentazione di questi video caricati su YouTube e potete spaziare, potete farvi vedere qualsiasi cosa. Quindi sia per questo. E sugli approfondimenti ed info, se andate qui nella laurea triennale a ciclo unico, ci sono tutte le presentazioni in PowerPoint. Vi faccio vedere per ovvie ragioni scienze motorie. E qui c'è tutta la presentazione con tutte le peculiarità, tutte le specifiche, tutti anche il profilo del laureato, l'accesso al numero programmato, quindi la pubblicazione del bando, quali sono le materie che devono studiare. Questa è un'altra domanda che loro fanno. Che materie dobbiamo studiare per i test d'ingresso? Sono scritte qui, quindi materie di chimica, biologia, molto generale. Beh, poi inoltre, ecco, come è strutturato il piano di attività formative, potete vederlo qui. Vado velocemente, poi sono le nostre strutture, ci sono varie convenzioni per il corso di laurea, c'è anche una parte dedicata al dual career e lì trovate anche il regolamento sul sito che vi ho fatto vedere prima e quant'altro. Le scienze motorie, il numero programmato, eccetera, eccetera. I nostri social. Date anche l'informazione che non solo su Scienze Motorie, ma anche gli altri corsi di laurea hanno attivato tutti un social, che sia Facebook, che sia Instagram, e lì questi link li troverete tutti in un'altra sezione che è la didattica innovativa. Quindi
Quindi nella didattica innovativa c'è un ampio spazio dedicato a tutti i corsi di laurea e a tutti i servizi che utilizzano il social. Penso che io in questo momento mi posso stoppare, vi ho dato un po' tutte le informazioni. Vi ricordo anche quali sono tutti gli altri servizi dell'Ateneo, che non abbiamo fatto presentazioni per ovvi motivi di tempi, ma ecco, c'è il CUS, il CUDARI, il CUORI, il CUT, ci sono tutti detti qui, tutti elencati qui, con i link, per esempio prendo uno del CUS, proprio perché mi rilego a Scienze Motorie, con una presentazione delle attività sportive, della palestra, che gli studenti di Scienze Motorie ovviamente frequentano molto, perché tanto più che la palestra è proprio all'interno della struttura della Folcara, con tutti i video e tutte le testimonianze. Io mi stoppo, ho parlato anche tanto, se avete delle domande da farmi sia riguardante Scienze Motorie sia riguardante anche informazioni di carattere generale, potete ovviamente scrivermi o comunque dire qua se è una cosa che volete far sapere un po' a tutti. Interrompo la presentazione, interrompo anche la registrazione.